Cristo è il mio amore. E i bagnini sono stati i primi a rispettare queste distanze fra gli ombrelloni e i lettini, fra persona e persona, con le mascherine, con i detersivi per lavarsi le mani, tutte le precauzioni prese a norma di legge, che è una legge abbastanza severa, forse. Delle casette dove abitavamo noi, e affittavamo d'estate i clienti, che li chiamavamo i signori, arrivano i signori, dicevamo, e noi andavamo a dormire nelle capanne, e così le case le cominciamo a affittare. Passato questo periodo, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto molte cabine in legno e le abbiamo inserite in mezzo a questi denti, non ci siamo avviliti. Per pulire la battigia, perché era una brutta impressione vedere Mocchiato, perché puzzava anche quest'alga sulla riva, puzzava, e noi ce l'abbiamo messa tutta per portarla in modo vivibile, e in questo modo ci riuscivamo, ma c'è stato molto 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 da fare. Molto, e sono molto agevolati i nostri cittadini a avere il mare e la spiaggia, perché questo non verrà mai a meno se si rispetta la natura, si rispettano le regole, si ha un comportamento corretto, specialmente con l'ambiente. Io sono convinto che il futuro andrà bene, certamente avrà un cambiamento grande.